Grazie, buonasera. Mazza che impianto. È una delle prime volte che parlo, che si sente, che si vede. No, perché siamo on the road, come diceva il presentatore che non realmente il nome, stiamo tenendo la spicciolata perché siamo sparsi su tutto il territorio, continuando a parlare, a dire, a raccontare che cosa accade. Un anno. Qui è passato solamente un anno. Un anno da quando abbiamo dato una spallata seria a quelle che sono le istituzioni. Ecco, devo salire sopra. Credetemi, io ogni volta che vado in qualche posto non mi preparo nulla, perché mi piace guardare la gente, perché vado in situazioni dove trovo 10 persone. Oggi qui c'è una piazza anche importante, cioè è difficile smuovere gli italiani e dirgli di venire ad ascoltare, anche a parlare. Io se oggi c'è qualcuno che ha voglia anche di fare delle domande, di contestarci. Io spero sempre che in queste piazze, oltre a chi ha già votato il Movimento 5 Stelle, ci sia chi non l'ha votato, chi ha votato qualcos'altro e che oggi si fa un esame di coscienza e si domanda, oddio, che cosa ho votato? Perché è vero che noi facciamo informazione, che noi veniamo a dirmi che cosa sta accadendo, che noi vi raccontiamo quello che facciamo nelle istituzioni, però la cosa che mi lascia un po' sorpresa è chiedermi come mai alcune persone ancora non capiscono che siamo in un paese che sta in ginocchio e siamo in un paese dove per 30 anni ognuno di noi, e io vorrei che ci guardassimo un attimo in faccia perché non vedo tanti diciottenni che non si possono assumere nessuna colpa, devono ancora votare, ma vedo persone che hanno già una certa età e che quindi un minimo di responsabilità, perché oggi questo nostro paese è così. Forse è il caso che cominciamo a prendercela. Io per prima, ho 45 anni, sono il prodotto del berlusconismo. Sono quella che a 20 anni credeva che si poteva fare tutto. Lavoravo, mi facevo una famiglia, mi compravo casa, avevo la macchina. Ma non è che volevo di più, però questo sia chiaro. Cioè, non è che io a 20 anni pensavo che a 45 andavo a fare la senatrice, come fanno tutti coloro che poi si trovano all'interno delle nostre istituzioni, che fanno la gavetta, stanno dentro le sedi e imparano a fare il contrattino con le persone. Io ricordo un amico che fu eletto con l'UDC, che mi parlava di Mastella, e mi diceva che a Mastella ogni volta che ti avvicinavi la prima cosa che ti diceva è che ti serve. Lo giuro, che ti serve? Così è la politica, che ti serve? Ti serve che tuo figlio torni al lavoro? Ti serve che anticipiamo la pensione di mamma? Ti serve che c'è bisogno di qualcosa? Che ti serve? E questo è il popolo italiano, signori, perché quando noi abbiamo al Senato parlato del 416 ter, della trattativa, dello scambio politico elettorale mafioso, e sì, i politici hanno grande colpa, ma grande colpa ce l'ha pure il popolo italiano, perché un po' mafiosi lo siamo tutti, perché la strada più semplice ci ha fatto comodo per 30 anni. È finito. Non vi possono, tutto quello che vi promettono non ve lo possono dare. Le partecipate solamente a Roma, 62.000 dipendenti, sono comune. E per tre partecipate a Roma abbiamo tanti dipendenti quanti sono un comune di questi qui, Aprilia fa 70.000 abitanti e c'è qualcosa che non mi torna, c'è qualcosa che non mi torna perché io ci sono entrata negli uffici del Codral, negli uffici degli amministrativi dove c'erano quattro scrivanie e si passavano un foglietto di carta l'uno con l'altro. Ho parlato con Marcello Di Vito che mi dice che l'ATAC, che dovrebbe fare i trasporti, ha qualcosa come 4.500 autisti e ha qualcosa come 12.000 amministrativi. Allora come devi dire l'ATAC? Se mi devi trasportare, forse a me mi servono gli autisti, non mi servono gli amministrativi, perché sono cose banali, sono cose piccole, però a nessuno di noi fa piacere andare a staffa al mazzo quando vai a lavorare, io lo capisco, però è anche vero che se noi avessimo una paga oraria dignitosa, qualunque lavoro è dignitoso, signori, qualunque lavoro, anche andare a fare le faccende a casa di un'altra persona. Io quando facevo la mamma, quando facevo l'impiegata, sapeste che soddisfazione mi dava tornare a casa quando dovevo a mio marito fargli trovare casa pulita. E se io dovessi, come sarà, tra 2 mandati tornare a casa, a me non mi importa il lavoro che faccio. Dice bene Beppe, la vita non è il lavoro, la vita è purtroppo oggi è il reddito.
è la possibilità di vivere dignitosamente, si vive dignitosamente qualunque lavoro tu stai facendo. È normale che se poi il nostro ministro del lavoro, Poletti, ha le sue cooperative rosse che danno lavoro a 2,50 euro all'ora, e forse qualche domanda ce la dobbiamo fare. Se il nostro presidente del Consiglio, mai eletto, si permette di fare un provvedimento per il rilancio del lavoro, rimodulando quelli che sono i contratti, precarizzando all'infinito, e forse non ha capito che non ci fanno niente con i contratti se non c'è nessuno che ci assume, allora c'è qualcosa che non torna. E qualcosa che non torna sta nel fatto che ogni volta che noi siamo stati messi davanti a una scelta, abbiamo sempre fatto la scelta più semplice. Io mi domando come mai alle nazionali il Movimento 5 Stelle prendeva il 25%, però sugli amministrativi prendeva il 12%, perché ancora quel tarlo maledetto che ci spinge a credere che se conosci l'amico dell'amico la storia è più semplice, ce l'abbiamo dentro. Io vi posso raccontare mille volte all'interno di quelle istituzioni, quando guardavamo le persone ci rendevamo conto che sono veramente poca cosa. Io sono entrata con grande umiltà, perché d'altronde, cioè, se ogni volta ti avvicini alla politica, non c'hai questa laurea in giurisprudenza, non sei il magistrato, non sei industriale, non sei un cazzo in questa vita, non ci hanno fatto mai essere niente. Sì, e capite che è vero, io ho avuto rapporti che nel tempo del Senato aveva diritto ad essere soppresso solo perché dentro c'era gente come me, cioè che paga sbagli, gente come me, ma ben felice di non essere come lui, questo sicuramente. E mi ha detto in modo molto carino, perché poi no, è nato questa antipatia, quindi lui ogni volta che io mi tiro su e gli ho dato la mozione di sfiducia perché sta rubato 600.000 euro dal partito per farsi l'assicurazione privata per lui e per la moglie, e io ho detto guarda che non è che se lo fa. Quindi per quello che ci ricorda come Movimento 5 Stelle, quantomeno non dovresti più essere vicepresidente del Senato. Quindi è nata questa simpatia tra me e lui, ogni tanto quando gli sta incrociato sta a guardare, lo guardo negli occhi e ha detto perché tu sei, rivolgendosi a me, il nulla, vieni dal nulla e nulla tornerai. Signori, è vero, noi siamo 9 milioni di nulla, ci sono 1300 persone, perché non dimentichiamoci i numeri, non dimentichiamo nulla, non dimentichiamo niente, ogni giorno, non scordatevi di questo anno, non scordatevi di che cosa è successo, delle larghe intese, non scordatevi che Berlusconi sta a casa perché abbiamo chiesto il voto palese e perché abbiamo messo il PD con le spalle al muro. Non dimenticate le battaglie che abbiamo fatto per i 7 miliardi e mezzo, non dimenticate l'acquisto degli F-35, non dimenticate mai, che prima era Letta, hashtag stai sereno, signore, adesso se uno gli dice sta sereno si gratta, ma vi rendete conto questi chi sono? È così, se sono stati le pugnalate tra di loro, e che pensate che se fanno qualche scrupolo a pugnalare alle spalle? E allora arriva Renzi e ti dice che ha fatto la prima riforma, la legge elettorale. Quanto è passato? 2 mesi? Su tutti i giornali. Siamo andati più campati se facevano la legge elettorale. Tutti dovevano fare la legge elettorale, perché questo paese è senza legge elettorale, perché c'è bisogno della legge elettorale. La legge elettorale dobbiamo ascoltare tutti, se sono sentiti in due. Se sentite Renzi con Berlusconi, dobbiamo sentire tutti. Se sono messi lì, hanno fatto la legge elettorale perfetta. L'Italicum. Come hanno visto che forse il Movimento 5 Stelle era il secondo partito, Berlusconi ha detto secondo me sta legge non me va tanto bene. Quando hanno capito che il Movimento 5 Stelle è il primo partito in Italia, non si possono più nascondere, signori, non si possono nascondere. Come hanno capito questo, pure Renzi ha detto, ma sa chi l'Italicum non ce l'ha più bene, vabbè, tanto ci andava bene manca a noi, mettiamo da parte l'Italicum. Allora facciamo le revisioni costituzionali, cambiamo la nostra forma di Stato, facciamo un Senato di eletti, di nominati, noi volevamo di eletti, di nominati, e chi te nomini? Le nomini i presidenti delle regioni e le nomini i sindaci, e te chi so? Sono tutti del PD. Non solo, ma a parte l'assurdità di togliere la democrazia, di dargli la possibilità di scegliere chi voglio là dentro, devo dire una volta una parola, ci hanno lasciato una X. Tutto quello che possediamo è una X, non so se questa cosa risulta chiara, ma sono anche cretini. Questi vanno a fare un Senato
Però all'interno ci sono i presidenti di regione, fermo restando che se crea una regione e cambia il presidente, tu me devi cambiare il membro del Senato. E allora le maggioranze? Questi se giocano le maggioranze come gli fa più comodo. E poi facciamo un governo forte, un governo che non ha bisogno di niente. Signori, esistono tre poteri nella nostra democrazia finché rimarrà tale. Uno è il potere legislativo, uno è l'esecutivo e uno è il giudiziario. Il giudiziario, per quello che speriamo, rimanga integro e senza compromessi. Il potere legislativo, assegnato al Parlamento, ci consente di avere una democrazia, perché il Parlamento dovrebbe essere espressione del popolo. E l'esecutivo, il governo, dovrebbe fare quello che gli dice il popolo. Invece no, hanno deciso che il governo fa quel cazzo che gli pare. E se al governo ce l'ha Renzi, e quello che gli pare è quello che ci sta proponendo, io un po' di paura me la metterei. E allora quanto ci abbiamo di tempo per cambiare le nostre cose? Noi abbiamo votato al Senato contro la responsabilità civile dei magistrati, qualcuno ci ha anche criticato. È vero, noi pensiamo che la responsabilità civile deve essere in capo allo Stato, fermo restando che dovrebbe essere un altro Stato che non ci spaventi. Noi siamo costantemente in difesa, ci dobbiamo difendere, perché questo è uno Stato dove il nostro Presidente della Repubblica ha deciso, dopo essere stato rieletto, di far distruggere le intercettazioni nella trattativa Stato-mafia, e questa cosa a me non fa dormire sonni tranquilli. Noi siamo quelli che si devono difendere dalle scelte improponibili che vengono proposte ogni giorno come se fossero la salvezza della patria, che invece non sono assolutamente nulla. Non sono assolutamente nulla, signori, non esistono. Non esistono, il Jobs Act non esiste. Il Jobs Act sono 5 articoli. Noi l'abbiamo preso in giro, lo chiamiamo 7 kg in 7 giorni. Allora voi spiegatemi una cosa, sarà così facile risolvere il problema del lavoro? O sono stati coglioni questi per 20 anni, o sono stati a per culo anzi adesso? Perché con 5 articoli tu che cosa hai risolto? Che cosa stai facendo? E ritornando, quando abbiamo votato contro la responsabilità civile dei magistrati, io mi sono fatta una domanda: ma perché nessuno chiede la responsabilità civile dei politici? Perché nessuno chiede la responsabilità civile di chi dopo 30 anni ha prodotto tutto questo? Perché non chiediamo la responsabilità civile di chi ha scelto il pareggio di bilancio in Costituzione? Se venisse a pagare Prodi il pareggio di bilancio in Costituzione, quello che non permette a questo paese di poter decidere se vuole investire in sanità, se vuole investire in cultura, se vuole investire nella scuola, il diritto alla scuola. C'era una signora prima lì che tentava di parlarmi di questa cosa, purtroppo poi arrivi, devi parlare, devi ascoltare. È vero, non abbiamo più il diritto alla scuola. Quello che ci stanno dicendo in questo momento è che non servono ingegneri, non servono avvocati, non servono dottori. A questo paese che servono i panettieri. E allora io ti posso dire una cosa, se dopo che mi sono presa una laurea in lettere io vado a far panettiere, so affari mia, ma tu non mi puoi precludere di andarmi a prendere una laurea in lettere e di credere in un futuro. I nostri giovani se ne sono andati tutti, ma chi le paga le pensioni? Perché hanno dovuto mettere le pensioni a 70 anni? Perché non c'è nessuno che le paga, non c'è nessuno più che contribuisce all'economia di questo paese. E quanto può durare tutta questa storia? È già finita. E allora io, è vero, vado là dentro e strillo perché non puoi stare seduto a 2 metri giovanati. Io questa cosa la racconto perché sono rimasta sconvolta. Noi abbiamo affrontato al Senato quello che era il provvedimento sulla non discriminazione degli orientamenti sessuali. Signori, io sono una persona moderna, a me se due uomini si amano, se due donne si amano, ma so contenta, ma amati, ma piuttosto che farsi la guerra e ti staccarci il culo, ma so contenta se tu ami un altro anche che sia del tuo sesso. E allora prendo questo provvedimento e leggo: non bisogna discriminare gli orientamenti sessuali, non bisogna discriminare gli omosessuali, i transessuali, e poi leggo l'orientamento dei giovanardi, dove dice non si possono discriminare in quanto orientamento sessuale i pedofili. Giovanardi, io chiudo il provvedimento, ho detto, cazzo, stavolta ho letto male io, ce posso credere. Riapro il provvedimento, lo rileggo, e Giovanardi crede che la pedofilia sia un orientamento sessuale. Allora tu ti alzi e gli dici: Giovanna, scusa una cosa, non è un orientamento sessuale, è un reato. E non solo, io non è che non lo voglio discriminare, io se incontro un pedofilo gli voglio fare la faccia così,
E allora chi sono le persone che ci hanno governato fino a oggi? E allora che cosa ha fatto il movimento fino a oggi? Il movimento si è dovuto difendere, si è dovuto difendere da questa gente che ci ha governato. Ma voi ci pensate che se noi non stavamo là dentro, noi rischiavamo che qualcuno approvasse uno di questi emendamenti, come abbiamo visto approvare dopo che abbiamo fatto una lotta incredibile per avere 7-12 anni? Per quello che era la pena per lo scambio elettorale politico mafioso, perché ci garantiva l'interdizione pubblici uffici. È passato dall'altra parte, dalla Camera. Abbiamo detto, cavolo, alla Camera il PD c'è la maggioranza assoluta, è stata. L'emendamento che chiedeva Falcone, quando si riempiono la bocca della lotta all'antimafia, quando dicono le commemorazioni, arrivano da là. Un giorno si incontrano Napolitano con un pregiudicato, con Berlusconi, e il giorno dopo si incontrano Renzi con Verdini, e magicamente alla Camera vengono accettati tutti gli emendamenti di Forza Italia. Le pene vengono ridotte, 4 e 10 anni, vengono mistificate le parole, viene depotenziata la norma, viene rimesso in moto il meccanismo, perché sta andando a elezioni, signori. E se io qui oggi vedo tanti cittadini che probabilmente votano il Movimento 5 Stelle, a quelli non erano rimasti che i mafiosi per farsi votare. E allora dovevano dare un contentino, dovevano dare una prebenda, e funziona tutto così, tutta la pubblica amministrazione, siamo stati governati da gente mediocre, che intorno si è messa altra gente ancora più mediocre, in maniera che lo sfigurassero. E oggi noi abbiamo tutti i direttori sanitari, i grandi manager, a 400.000 euro all'anno, noi abbiamo il segretario del Senato che vende 420.000 euro, 420.000 euro in un anno. Io ne prenderò 11.000 in un anno. Noi abbiamo la gente che sta pensionata dai 9 ai 90.000 euro. E allora quando abbiamo detto il reddito di cittadinanza, non è lo slogan elettorale, è la dignità di una persona. Perché io non ce la faccio a chiudere a casa oggi fortunata di 3.000 euro e non pensare che io vivo per un'aula. Lì c'è la fame, signori, e c'è stata una mamma che dorme dentro la macchina della bambina. E che paese siamo diventato? Che paese siamo? Che non si addormina a casa perché ancora sei fortunato, perché ancora lavori, perché ancora c'hai la pensione di nonna poi, perché noi viviamo così, no? Ti serve nonna. Nonna se la teniamo tutti cara, dai se muore nonna perché finisce la pensione, signori. E questo è il nostro welfare, il mio welfare, mia madre, che ti lascio mio figlio, e mia sorella, mio cugino, siamo tutti messi così. Tutti indistintamente, e io non l'ho cambiata la mia vita, non l'ho cambiata perché il giorno che risolvo il mio problema, il mio, non mi ricordo più il vostro. E allora quando ho dovuto scegliere se restituire 65.000 euro o pagarmi il mutuo da 50.000 euro, li ho restituiti, signori, e oggi mi fanno il mutuo. E allora quando dico le uniforme, mica ce l'avete tanto, vogliamo diminuire i costi della politica, basta una legge ordinaria, da oggi a domani. Ti dici che invece di guadagnare 14.000 euro ne prendi 3. Quanto ci vuole? Si può fare. Abbiamo dovuto fare la legge sul rimborso elettorale. Buffonata. Si riprendono esattamente tutto quello che arriva. Ma sapete anche una cosa veramente indegna? Che di solito il decreto legge va in vigore nel momento in cui viene presentato. Lì hanno detto che le spese elettorali, postali, sarebbero entrate in vigore dal 1° giugno, porta un po'. Andiamo a votare il 25 maggio, quindi tu entro il 25 maggio tutte le letterine che arriveranno dentro la posta con votatizio, votantonio, ve le siete pagate, le avete pagate voi con le vostre tasse, perché certo non c'avremo niente di più importante da fare. E allora questo tour si chiama vinciamo noi e vinceremo veramente, signori, perché non c'è alternativa. Io, se questo non sarà un 37%, meglio il 51%, ma il 100%, ma chi cazzo devono votare? Ma chi devono votare ancora? Chi volete votare? Anche perché, fino a prova contraria, se tu decidi di fare gli affari tuoi, e a me non mi togli niente, signor Dio, fate gli affari tuoi. Ma se tu decidi di continuare a dare la fiducia, a dare il tuo voto a questa gente, e il tuo voto dipende che io mi ritrovo, questo è al potere, che mi si sono mangiati la vita e che vogliono continuare a farlo, e se permetti, un pochettino, con te che l'hai votato, mi puoi fare voto o no? O ti devo di grazie? E allora noi siamo l'ultima
diga davanti alla rivoluzione, questa è una rivoluzione, questa è una guerra pacifica, una guerra democratica. Siamo entrati là dentro con un voto, siamo entrati là dentro con i banchetti, giorno dopo giorno, informando, come dice Peppe, in maniera grandiana. Senza strillare, non posso dire, io proprio, non posso dire, e non gliela faccio, un cazzo, perché mi sento preso in giro, perché non c'era bisogno di ridurre questo paese così, non c'era bisogno, ma perché? Ma che avremmo fatto? Ma lavoravo tutti, ma noi siamo un paese di gente che si è fatta un mazzo tanto, io me li ricordo i miei genitori, me li ricordo che hanno lavorato una vita, per darmi a me un'istruzione, per lasciarmi la casa. Ma se poco poco te lo educare e ti lascia la casa ti prende il corpo, perché non sai come fa, perché addosso ti sei scatena l'IMU, l'ICI, ATASI, cazzi, mazzi. Oh, ma allora, ma questo è quello che abbiamo proposto per il futuro e quello che guardiamo del nostro passato. Non solo ci stanno a togliere il futuro, ci stanno facendo rinnegare anche il nostro passato. E allora, ve lo chiedo, non vi ho mai chiesto niente, anzi, vi devo ringraziare perché nonostante... 7 giorni in ospedale, che poi l'unica cosa che mi hanno detto, signora, ma lei è un pochino stressata. Sì, ma proprio una cosetta così. Ringraziando Dio non avevo niente, era solamente forte stress. Mi sono fatta 7 giorni in ospedale per forte stress. E allora vi ringrazio per avermi dato comunque un anno nel quale sì. Nel quale ho vissuto quello che mai avrei potuto sperare nella vita, di essere parte integrante di un cambiamento, parte integrante della storia, né più né meno di come lo siete voi. Ogni vostro voto fa parte di una storia, fa parte della storia che stiamo cercando di riscrivere e di ricostruire. E allora sì, il 25 maggio è un voto importante, perché è un voto senza una legge elettorale vergogna come quelle che propongono in Italia, è un voto con un proporzionale puro, dove ci sarà lo specchio del paese. Signori, io ci ho voglia di sapere non tanto chi vince, ma ci ho voglia di sapere chi c'ho accanto. Ci ho voglia di girarmi e di sapere se accanto c'è una persona che vuole cambiare questo paese o se accanto c'è un colluso, c'è un corrotto. Perché questi sono quelli che ci rappresentano. Chi vuole PDL? Dopo che siamo bevuti Berlusconi? Dopo che è scappato dell'Udri? Che cazzo vuoi? Stai a votare un delinquente? Quindi un filino delinquente ci sei pure te se ti riconosci lì in mezzo. Chi vota il PD? Chi stai a votare? Un bruciardo! Quindi un po' bugiardo sei pure te. E signore, io vedo in quanto quei bugiardi, non ci voglio avere niente a che fa. E voglio sapere questo paese. E voglio sapere questo paese invece da chi è composto. Io faccio un esempio, l'altro giorno era a Berni. C'avevo la borsa, mi dovevo fare un'intervista, c'era una ragazza lì, io non la conoscevo, gli ho detto, ma reggi la borsa. Io ho dato la borsa, mi sono spostata dei 20 metri, sono andata a fare l'intervista, sono tornata, incredibile, ho ritrovato la borsa. Che uno non ci pensa, ma è questa la cosa incredibile che sta accadendo. Questa è la comunità. Un ragazzo mi ha scritto una cosa su Facebook, mi ha detto, sai, sto a fare una prova, vado in giro e chiedo chi voti. Quando mi chiedono a me, gli rispondo, voto per gli onesti. E tutti quanti mi dicono, allora voti per Grillo, bravo, vai. E quell'altro mi dicono, no, ancora con Grillo. Però quando dico onesti, capiscono tutti che voto per il Movimento 5 Stelle ed è questa una rivoluzione. Fatevi la gentilezza, questa ve la chiedo con favore personale. Indubbiamente io lo rivedo Renzi, e se il 27 arrivato dentro al Parlamento, dopo che il Movimento 5 Stelle avrà dimostrato di essere il primo partito in Italia, io voglio vedere Renzi e voglio dire, scusa un po', ma te? Ma chi rappresenti? Questa è l'unica cosa che vi chiedo. Il voto per voi, signori, vinciamo noi, su questo non c'è dubbio. Grazie per l'accoglienza, grazie per la.